Lei avrà sentito più volte i nomi di Privitella e Ernesto, Catalano Franco, e trovato un rosario del Rosaretto che sono tutti e tre ex sostenitori. Due dei tre restano a sostenere Arena, certamente, io non me lo ricordo, glielo confesso, Arena mi avrà chiesto conto del come mai il Privitera non resta a sostenere lui e invece passa a sostenere mio figlio. Non solo i vecchi sostenitori, ma se permette qualche deputato, Leonardo Angelo, che fa eleggere il signor Fiorenza, che è il terzo della lista, e tanti altri che hanno sicuramente grande consenso. Faccio la campagna elettorale in tutta la Sicilia e la faccio, devo dirle, così, distintamente da mio figlio. La faccio distintamente da mio figlio, il mio giudice, perché lui la fa in via Cimarosta, numero 16, la piattaforma. Tra le altre carte ci sono voti, ci sono contratti di locazione, io la faccio nella mia vecchia sede di via Pola. Lui sta con i giovani, col suo elettorato, perché il tempo è anche breve, perché anagraficamente sono due elettorati diversi, io la faccio in via Pola, con i miei amici tradizionali e storici. Tra questi, il più storico e il più tradizionale, se si può dire, è sicuramente il Privitera. Io qua non voglio, dire che c'è l'alibi di Toti che sta dall'altra parte, non c'è dubbio che il Privitera è Ernesto. Se deve avanzare una richiesta, se deve fare un discorso, se permette, lo fa con l'uomo di potere, con l'ex presidente della regione, allora in carica, prima della votazione, perché si sostiene dal pubblico ministero che questo patto sia stato fatto prima delle elezioni. È verissimo, è stato fatto prima delle elezioni. Io ho preso un impegno con Privitera a favore di Giuffrida prima delle elezioni, ben prima delle elezioni. Allora, le stavo dicendo, c'è